di Luigi Il Diaz, saltato nettamente, il lancio poi di Nagatomo per Riccardi, partito in posizione regolare, finisce a terra, attenzione, e viene segnato il calcio di rigore subito dall'arbitro, senza bisogno di consultazioni, calcio di rigore. Starà attento anche eventuali irregolarità nella battuta. Si parte, va Mauro Riccardi con il destro, pallone in rete, Inter già in vantaggio, sesto minuto, Inter 1-0 con Mauro Riccardi sul rigore. Battuto veramente alla grande questo rigore, ha guardato il portiere, lo sportiello fino alla fine e l'ha piazzato, palla da una parte, portiere dall'altra. Esce dal traffico affidando il pallone a Borca Valero, poi Vecino, poi Candreva, palla dentro per Nagatomo in mezzo, Vecino sceglie di piazzarla e la mette fuori. Grandissima azione questa. A destra ancora per Perisic, rivuole il pallone Candreva, Perisic prova il cross e c'è sempre lui, Mauro Icardi, che fa 2-0 per l'Inter al quindicesimo, 2-0. E questo è un gol incredibile, straordinario, era marcato Icardi, è saltato col tempo giusto. L'anno scorso ha avuto tantissimo spazio in blu cerchiato, Icardi per Brozovic, è libero Perisic dall'altra parte, gran parata di Sportiello su Brozovic che tenta la soluzione in proprio. Fiorentina ancora in avanti, e Seriki in mezzo per Simeone, super Andanovic e calcio d'angolo, la mette fuori Nagatomo, la Fiorentina si rialza, in mezzo per Veretout, Vitor Hugo, erroraccio, Icardi, esce Sportiello, si scusa, pallone sulla destra per Candreva, guarda in mezzo, prova il cross, Icardi riesce a girare da posizione quasi impossibile, Sportiello in corner. E ancora una volta grande movimento del grande attaccante, palla sull'esterno, finta. Cerca Brozovic in mezzo, allontana Sanchez, Inter ancora in possesso palla, D'Ambrosio in mezzo, Vitor Hugo, quasi autorete ma c'è Sportiello. Allora manovra di nuovo João Mario, va via alla grande in zona centrale, ancora il portoghese, fuori per Perisic che sfiora l'esterno della rete, però ora c'è e recupera palla in zona alta. Lascia scorrere Babacar, c'è Gil Diaz, Babacar che prova, Andanovic ci mette la mano destra e mette in calcio d'angolo. João Mario, ora la Fiorentina è scoperta, palla per Icardi, Icardi dribbling a rientrare, palla sul destro, può servire Gagliardini che sbaglia tutto, arriva male sul pallone e spedisce in curva. Vanno sempre in cinque a saltare in mezzo, pallone fuori stavolta per Veretout che prova, palo clamoroso, fuori per Candreva. Rinuncia al cross di prima, rinuncia al cross in assoluto. João Mario lo prova lui, Tomovic sorpreso, Perisic, Perisic ed è 3-0, forse nel miglior momento della Fiorentina, 79esimo 3-0. E qui Tomovic ha guardato la palla, qui grande errore, si è perso alle spalle.